giri mi fa piacere. Grazie. Grazie. Conte mi hai scritto tu, eh? Sì. Ok. Un attimo, eh. Ci voglio meno di 12 minuti. Rispondi onestamente, anche se... Ok. Facciamo il test delle 16 personalità, ragazzi. Allora, vi giro, però ho troppe pagine aperte, quindi vi faccio vedere, ok? E io non vedrò la live nel frattempo, quindi se qualcosa, per favore, raga, me lo dite voi. Fate sta gentilezza. Ok. Il test, Sì. tu pensi di essere più introverso o estroverso? Cioè, tu sei uno che, a cui piace parlare con le persone, uno che sta più per le sue? Dipende, Guarda che terzo. alle volte voglio stare nel mio e alle volte voglio stare con le persone. Dipende. Vedete bene? Classico, Vedete classico. Va bene, bene? scopriremo dal test. Ok, vedete bene? Sì, si vede. Ok. Vai. Allora, trovo difficile presentarti ad altre persone? Dipende dalle persone e dalle situazioni, via di mezzo. Spesso sei così sovrappensiero da non dimenticare l'ambiente circostante? Dipende sempre dalle persone, da dove mi trovo, dal momento, da tante cose, via di mezzo. Cerchi di rispondere alle mail il prima possibile, non sopporti la carta che possa essere disordinata? Direi di sì. È facile mantenere la calma e la concentrazione anche sotto pressione. l'ho appreso, però è ancora a volte così. Di solito non inizio le... Eh sì, però sto migliorando, di la verità. Di solito non inizio le conversazioni. No, dipende, soprattutto se sono belle ragazze, di socio. Però dal vivo ti viene l'idea di iniziare la Sì, conversazione, ma anche magari se la online. provavi, Ma anche, sì, ma anche online. ecco online, allora a posto. Raramente fai qualcosa solo per pura curiosità, sì. Eccessivo. Ti senti superiore alle altre persone? Assolutamente no. Per te essere organizzato è proprio da essere flessibili? Sì. Di solito hanno elevata motivazione e molta energia? Sì. Per te mi giudici di rilevante, ma non potete... Del fare in modo che nessuno si arrabbi, dipende, via di mezzo. Sono per la pace. Ti senti spesso come se dovessi giustificarti con gli altri? Sì. Sì. Allora, se sono piuttosto ordinati, beh, via di mezzo. Allora, non ti dispiace essere al centro dell'attenzione? Non mi dispiace. Ti considero una persona più pratica che creativa? Sì. Raramente le persone ti fanno arrabbiare, direi proprio di no. I tuoi piani di viaggio sono di solito ben pensati? No. Spesso è difficile capire i sentimenti degli altri. Non è vero, dipende. Il mio umore può cambiare rapidamente. In una discussione la verità dovrebbe essere più importante la decisione delle persone. Ti preoccupi veramente di come le tue azioni abbiano effetto sugli altri? Certo. Il tuo stile lavorativo si avvicina molto a me. E cazzo c'avete da ridere? Fatemi ridere pure a me. Il tuo stile lavorativo si avvicina maggiormente a me. La picchia diceva casuale che non approccio. Dissocio assolutamente da addestratore di puledre, Mi mi dissocio. dissocio, mi dissocio e distacco. Mi sta Ma chi succedendo? è? Su Twitch, in chat. Mi dissocio. Mi Mi dissocio e distacco. distacco, mi dissocio. Sei spesso invidioso degli altri? Assolutamente no, piacere.
Un libro o un video di giornata è spesso meglio di un evento sociale? No. Essere in grado di sviluppare e rispettare la parte più importante di ogni progetto. Il problema è farlo, però io ci provo. Ci provo. La Veramente famiglia. raramente ti passi da sfruttare la fantasia? Assolutamente no. Ti perdi spesso i pensieri quando cammini nella natura? Diciamo. Se qualcuno non risponde, inizia a preoccuparti, hai detto qualcosa di sbagliato, sì. Come genitori preferisci che tuo figlio cresca gentile piuttosto che intelligente? No, cioè ambedue. Non lasci le persone influenzare la situazione. No, non è vero. Non sempre, dipende. I tuoi sogni prendono in genere sul mondo reale. Cioè, ti basta. Sempre sincerità, sempre Sempre. direi NFP, me la gioco. Il dissocio e il distacco, che succede? Ok, ti basta poco tempo. bello con l'NFP che ho fissato queste cose. Sì, l'UDB è NTP. Ti basta poco tempo per iniziare a prendere parte del teatro. Sì, assolutamente sì. Le emozioni ti controllano più di quanto. Sì, ti piacciono gli eventi sociali in cui si deve mascherare, sono queste attività come giochi di ruolo. Spesso trascorri del tempo a esplorare, sono affascinanti, dipende. Preferisci un blocco. Dissocio, dai. Dissocio, distacco. Dissocio, mi distacco. Mi dissocio e distacco. Ma sono sincero, ma scusate, è una domanda rapida, ta-ta, facile e veloce. Che problema? Non la capisco sta cosa. Ti danno 20 minuti, allora ci devo impiegare 20 minuti. Preferisci improvvisare piuttosto che elaborare un piano dettagliato? Alle volte sì, io sono più che sincero. Se sono sentite troppo, Se è una persona relativamente calma e riservata, dipende. Dovresti utilizzare. Se avessero l'azienda, dovresti licenziare dipendenti reali, assolutamente. Spesso rifletti sulla ragione dell'esistenza umana, via di mezzo, quando si tratta di vendere, ci devo imputare la logica di solito più importante dei sentimenti. Dipende. Mantenere aperte diverse opzioni è più importante che avere un elenco di cose da fare. Dipende. Un tuo amico ti disse per qualcosa, è più probabile che tu gli offri supporto emotivo piuttosto che suggerimenti per affrontare il problema. No, dipende sempre. Cioè, offro tutto quello che posso, raramente sento una persona insicura. Non ho difficoltà a sentire una persona e rispettarla. Quando si tratta di lavoro di gruppo, è la ragione più importante di essere collaborativi. Dissocio dal Joker, Mi certo. dissocio, distacco, che cazzo succede? Mi distacco, mi distacco. Prendo paura dal Joker, ma non è proprio una bella personalità, quindi mi dissocio dal Mi Joker. dissocio e distacco. Era il Duno. Bannatelo se ha detto qualcosa. Grazie, mi scheda. Ok. Abbiamo quasi finito. Ritieni che l'opinione di tutti deve essere rispettata, dipendendo dal fatto che siano messi o meno supportati dai fatti. Assolutamente. Senti che il tuo livello di energia sono maggiori dopo aver trascorso del tempo con le persone. Dipende. Perdi spesso le cose. Non tanto. Ti considero una persona molto stabile emotivamente. Oddio. La domanda è sempre piena di te e progetti inesplorati, sì, non ti deve fermare nessuno, non è assolutamente vero. Di solito trovi difficile rilassarti quando stai parlando davanti a molte persone, no. In ogni massa di base sulla pilota esperienza sull'immaginazione. Ti preoccupi troppo di quello che pensano gli altri, assolutamente. Se la stanza è piena, stai vicino ai muri evitando il centro, no. Fino a quando dipende. Provi molta ansia in situazioni stressanti. Ritieni che sia apprezzato piuttosto bene. Ritieni che sia esatto. Sì. È sempre un interesse per cose come sono mica sempre di più d'arte. Sì. Prendi spesso l'iniziativa della situazione sola. Esatto. Risultato? Socio da Kimbo.
mi dissocio, mi dissocio, distacco. Distanza, mi distacco, mi dissocio. mi dissocio e distocco. Cosa ha fatto e detto? Scusate, Kimbo. Sui punti intermedi, mettendo in dubbio la tua onestà intellettuale, mi dissocio e mi distacco. Cosa ho detto, Riccardo? Prima il Dimmi, test del cosa ho detto? consiglio dell'elettiva ha preso 85, poi 84, grazie. E ora ENFPT, che non so cosa significa, scusate, C'è la descrizione. raga. Ok, mente 60%, intuito 51%, natura 43%, tattica 47%, identità. Ok, vabbè, più o meno si è capito. Eh no, no, ah, ok. Personalità, attivista, non mi interessa ciò che fa per vivere, voglio sapere cosa ti fa male, se lo sognare, contente se lo nel cuore. Non mi interessa quanti anni hai, voglio sapere se rischiati, se l'amore per i tuoi sogni, per l'avventura di essere ovvio. Vabbè, ci sta, ci sta. Specchi questa descrizione, Ma è un vero spirito libero. Puoi cambiare il mondo con una semplice idea, più o meno. Non perdere quella piccola scintilla di follia. Io sto leggendo solo il titolo un po' più perché la descrizione è un po' troppo lunga, quindi magari potrebbe scocciare. insomma, che personaggi famosi ti mette in fondo? Esatto, è in fondo. Fondo la pagina. Ok. Amo questo sito perché Page. questo è uno dei miei personaggi. Cioè, questi sono i personaggi che più amo. Allora, Robert Downey Jr. è il personaggio che più amo, Robin Williams assolutamente, vabbè, Tarantino e Kim Nanjo, assolutamente. Qui penso ci sia, sì, Russell Brand, Kelly Jackson, Will Smith, grande, Spider-Man, grande. Chi era Johnny Depp, quello là prima. No, no. Posto. Ogni giorno, ecco qua. Ma non quello è Tarantino, psicopatico, mi No, mi dissocio dissocio. assolutamente. Mi dissocio Tarantino è un assolutamente. genio. Fatemi una foto con gentilmente lo screen che siamo ENFPT. Me la mandate su Instagram. Grazie, così me lo tengo come ricordo di vita. Grazie per il ride, è stato mandato un ride da parte di mister. Ok, grazie, mister. Porto i viewer io. Bella, bella cosa. Porto. Ci sta. Ci sta. Quindi sei soddisfatto dei risultati del Ah, test? sono felice che abbiamo passato un bel po' di tempo insieme, si è scoperto qualcosa in più di me. Chiara, è meglio che non te lo dico cosa vuol dire. Te la dico in italiano, nella cosa più pulita possibile, perché ti voglio bene. Hai presente quando due persone stanno insieme e quando l'uomo conclude, ecco quello. Sto cercando di essere quanto più pulito possibile. Mi ha chiesto che cos'era, glielo sto dicendo. Ragazzo, scusa. Ma scusami, c'è. Ho capito, ma sto cercando. Ho capito. Allora. Dimmi, Chiara, scusa. Chiara, dimmi, scusami. Perché ha scritto una cosa molto grave in napoletano che non mi sento di ripetere. E nella domanda di riammissione ha scritto sfacim e mi ha fatto molto ridere. Quindi lo riammettono. Questo pazzo, non si promette chi è? Chiara, sei ubriaca, torna a casa. No, non sono, no, io non bevo, per cortesia, solo ieri. Allora sei forte. Mi devo dissociare. Anch'io mi dissocio dalle droghe, anche dal Anche cervello, io, mi dissocio completamente assolutamente. dal cervello. No, neanche Anche dal cervello scherzando, mi raga. Per dissocio. favore, neanche Dissociato. scherzando. Non parliamo di cose di questo genere perché
Cioè, sono cose brutte, non voglio dare neanche scherzando un minimo di importanza o messaggio a questo, sono cose che fanno male alle persone, quindi assolutamente no. Comunque, Sei a Chiara, no, favore della legalizzazione del cannabis in genere? assolutamente non voglio parlare di questi argomenti, non mi interessa proprio. Sì, cosa c'è? Ma io sono favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere pure delle pesate. Non è Quindi banale. sei favorevole a far del male alle persone, quindi mi fa piacere per Bevetevi una Coca-Cola piuttosto. No, per levare i soldi alle mafie. te. Ma non è questo il Un punto. attimo. Io dico proprio di uno, non parlarne, e due, di non legalizzare nulla di ciò, ma non per altro, semplicemente perché così magari le persone non si fanno male ulteriormente, capito? Perché No, già si però non è fanno scherzo, tanto le droghe male. pesanti magari sono leggere, sono d'accordo con te, ma quelle leggere, Qualsiasi cosa, raga, io pure, cioè sigarette, qualsiasi cosa possa far male, cioè, ma perché ci dobbiamo distruggere la vita? Perché dobbiamo perdere ore, giorni, mesi di vita preziosi, diciamo che capito? sei un po' per la illegalizzazione No, del sigarettiere, assolutamente però no. votiamo comunque, Mi diciamo. dissocio e distacco, non è bella come Io mi battuta. dissocio Io completamente dalla sono, ragazza, esatto, comunque, perché ci ha anche condannato, io se mi non sbaglio. dissocio e distacco, io sono per No, la il... mafia va sempre condannata. Io anche, allora, forse non mi sono espresso bene, te lo rispiego capendo che stai ironizzando su questo punto. Io sono assolutamente contro ogni tipo di cosa che faccia del male e faccia male, capito? Quindi qualsiasi cosa che faccia male, io uno non ne voglio parlare, due non voglio che Sì, ma venga usata, pure la sigaretta, raga, fa malissimo. Cioè io non penso e vi dico, non so se fossi qui, cioè ancora, se sarei ancora qui in vita, ok? Se avessi ancora continuato a fumare, perché ho avuto dei gravi problemi con lo stomaco, il dottore mi disse, Rosario, meno male che non fumi più, altrimenti non so se tu ci saresti. Per ma sei questo... ricordo il fiammiceria flusso per caso te? Se No, mi io sono non ho chiesto. solo quello, raga, io ho colicisti deviata. Anche Io perdevo i sensi, mangiavo e perdevo i sensi, avevo forti intossicazioni, forti problemi. Cioè per questo dico assolutamente nessuna tipologia di cosa, ma pure con l'alcol che ti rompe il fegato. Cioè, io sono contro ogni tipo di cosa che faccia male, raga, capito? vabbè, ma le cose non è che fanno male, cioè non è che la sigaretta si sveglia, prende e ti picchia, cioè è Ok. l'uso che le E persone ne fanno. infatti io. Bannate per favore XD1 su Twitch, Perché? perché si permette. Perché? Detto con cuore italiano, ma si vergogni, ma chi è Ma mi scusi, questa persona? Credo ma sia il rispetto. lei è di Milano? Io? Eh sì, chiedo. Io sono di Genova. No, io commentavo la chat che c'è qualcuno che mette in dubbio il suo italiano. Come si permette? La Ma prego, scusa. che lo facciano, ho notato l'accento, ho detto forse è di Milano, capito? Perché avevi un accento Comunque simile. Riccardo, te lo dico da fumatore, apprezzo il tuo discorso perché fumare Io pensavo che quelli non fumano. ho fumato per anni, 2 pacchetti al giorno, sono stato malissimo, per questo dico. Com'è che hai smesso E ho senza smesso perché fumare? stavo morendo, raga. Stavo male, sono stato molto No, questo male, capito?